E ciao ragazzi, allora questa è la quinta volta che cerco di registrare questo video, ma oggi proprio non ce la faccio a parlare, mi ingarbuglio di continuo, sono veramente al limite dell'esaurimento perché non ce la faccio a dire una frase corretta e bella, scorrevole, per cui adesso mi tengo questo video così come viene e basta. Comunque, questa è una collaborazione con The Magic Box e un'altra ragazza di nome Anna, che però adesso non vi linko il canale nell'info box, a differenza di quello di The Magic Box, perché questa ragazza non la seguo, non so quale sia il suo canale. Comunque lo andrò a cercare e più avanti, stasera o domani mattina, vi metto giù anche il link al suo canale. Per cui cominciamo a fare questo video e questo genere di collaborazione parla, tratta di prodotti per la cura della casa. E per cui, insomma, sia acquisti, sia prodotti con cui ci troviamo bene, insomma. Se facciamo un acquisto, ci troviamo bene con dei prodotti per la casa e facciamo il video e consigliamo, sconsigliamo, diamo delle nostre considerazioni su alcuni prodotti. E, scusatemi anche perché parlo malissimo, infatti mi sentite così perché ho l'apparecchio e questo è il primo video che pubblico con l'apparecchio. Ne avevo già registrato uno prima, ma devo ancora pubblicarlo. E non è per niente facile, almeno dicono che sia per i primi tempi. Speriamo bene. Comunque, non è per niente facile parlare con l'apparecchio, veramente mi manda via di testa. E in questi giorni sono veramente nervosa per questo, però comunque non voglio limitarmi nel fare video e nel fare tutte le cose che mi piacciono solo per questo motivo. Per cui cominciamo subito. Allora, vi descrivo intanto questo. Sì, io ho tre prodotti questo mese, non ne ho altri. E intanto vi descrivo questi con cui mi trovo bene. Allora, questo è Emulsio Facile, che praticamente è un detergente per pavimenti con la cera dentro e si può usare sia puro che diluito in acqua. Allora, io lo uso solo puro perché lo uso solo per pulire la terrazza e i marmi fuori. Non lo uso per pulire le superfici interne, anche se andrebbe bene perché qua c'è scritto marmo parquet cotto e graniglia, per cui va bene. Però per quanto riguarda l'interno della casa preferisco utilizzare altri prodotti che al limite vi andrò ad illustrare più avanti. Comunque, per pulire fuori, questo qua è quello con cui mi trovo meglio, l'ho già preso 2 o 3 volte e lo uso puro, appunto, lo butto prima sui marmi. E no, lo uso sia puro che diluito, scusatemi. Allora, puro lo utilizzo sui marmi, lo butto sul marmo e vado a pulire con un panno di cotone che adesso non ho qui purtroppo, ma magari nel prossimo video ve lo faccio vedere perché poi quello lo uso anche per altre cose. Per cui utilizzo un panno di cotone e dopo vado, insomma, a stendere questo prodotto e viene fuori molto bene. Il marmo si lucida veramente tanto e non lascia loni, per cui mi trovo benissimo e sono molto soddisfatta. Costa sui 5 euro, 4 euro, 5 euro, non è proprio economico, però mi trovo veramente bene e continuo a ricomprarlo. Invece diluito lo uso per pulire, per lavare la terrazza. Metto un po' di prodotto dentro al mozzo. Io sinceramente non sto tanto qui a guardare le istruzioni. Prendo il prodotto, lo verso dentro l'acqua e quando mi sembra sufficiente prendo e lavo e mi trovo bene così. E lascia il pavimento della terrazza molto molto lucido e pulisce anche bene perché comunque è un'azione pulente. Per cui guardatelo bene, se lo trovate, provatelo. Se volete provarlo anche sui pavimenti interni va bene, però io preferisco usare altre cose. Poi vi faccio vedere questo che però devo farvelo vedere prima, perché io prima di usare l'emulsio facile uso questo che è un prodotto professionale.
e dell'Aquam, che è una marca che si trova da Tigotà, che serve per pulire marmo e granito. Prodotto professionale, pulisce, lucida, impermeabilizza, neutro e delicato. Prima di andare a lucidare, vado a pulire il marmo con questo detergente. E questo qua pulisce molto bene, tutte le varie incrostazioni, oppure tante volte le cimici si schiacciano tipo tra la persiana e il marmo. Comunque, nel momento in cui la persiana si va a abbassare sul marmo, lascia dello sporco, lascia nero, perché non sempre comunque si ha la possibilità di pulire. Io cerco di pulire quasi sempre appena si formano delle macchie, però magari nei periodi in cui lavoro tanto non riesco a pulire il marmo, magari do la precedenza alle cose dentro la casa, perché comunque a casa dentro ci vivo, fuori no. Allora, se devo dare la priorità a qualcosa, la do ad altre cose interne. Però questo qua comunque pulisce molto bene tutto il nero, tutto anche l'inquinamento comunque, cioè proprio quando. E non devo neanche fare lo sporzo, perché io prendo questo, lo spruzzo direttamente sul marmo, vado con la spugna, non con il panno, ma in questo caso proprio ci do di spugna, e devo dire che non faccio tanta fatica con la spugna, cioè basta fare due o tre passate forti, diciamo, energicamente, ma non strofinando tantissimo, e il marmo è pulito, per cui non lo cambierò. È stato il primo prodotto che ho preso per pulire il marmo e penso che sia anche l'ultimo. Comunque non sento l'esigenza di cambiarlo, perché con questo già mi trovo bene, e anche questo costa sui 4 euro. Ultimo prodotto è questo sgrassatore ultra ad azione rapida della Smack, contro il grasso bruciato, risciacquo facile. Eccolo qua. Io questo lo uso solo per pulire il forno e il ferro da stiro e la piastra del ferro da stiro. Allora, per il forno, scaldo il forno tipo sui 60, 50, 60 gradi, e una volta caldo apro il forno, metto la mascherina e vado a spruzzare questo qua, e poi vado con la. Come si chiama, la raspa, quella che usano anche i muratori praticamente, vado a raspare tutto il bruciato che può rimanere nel forno. Io sto molto molto attenta quando cucino nel forno, però succede che comunque c'è del bruciato, si spande qualcosa, tutto può succedere. Per cui uso questo e mi trovo bene, perché sgrassa proprio un sacco, cioè io vado lì, gratto tutto questo grasso, e questo grasso viene via facilmente, per cui è ottimo. E allora io avevo la piastra del ferro da stiro bruciata. Io ho provato i prodotti che ci sono in commercio per togliere le bruciature dalla piastra del ferro da stiro, ma non sono serviti a niente. Cercando su internet ho letto una ragazza, appunto, che consigliava di usare lo sgrassatore, non questo nello specifico, ma uno sgrassatore per la piastra del ferro da stiro. Io l'ho provato, devo dire che mi ha sgrassato, cioè che mi ha tolto benissimo tutto i pezzi di bruciato dal ferro da stiro. Per cui, ragazze, se avete un ferro da stiro che non sapete più come togliere le bruciature, andateci di Smack e di spugnetta e via. E questo veramente, cioè, è stata una scoperta piacevolissima. L'unica roba è che sono rimasti sulla piastra del ferro da stiro e un po' di aloni, ma preferisco avere degli aloni che delle bruciature, sinceramente. Comunque la piastra stira bene comunque, non ha creato danni alla piastra, più che altro ha creato, diciamo, un danno, tra virgolette, estetico, ma sempre meglio di avere le bruciature. Per cui ecco, questo lo uso solo per questi due motivi, ed è molto valido. Non ha un prezzo altissimo, perché costa sui 2 euro, 2,50 euro, e va molto bene. E niente, i prodotti di questo mese sono appunto questi tre, e spero di fare video di questo genere anche più avanti. Io vi lascio un saluto, un bacione a tutti, e ci vediamo al prossimo video.